Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con un nuovo tutorial. Come avete già visto dal titolo, oggi vi spiegherò come installare un SSD per la vostra PlayStation 5. Come ben saprete ormai, Sony ha rilasciato i requisiti ufficiali per sapere che SSD bisognerà installare dentro la nostra PlayStation 5. Ebbene, li andremo a vedere tra poco. Quindi, il nostro SSD dovrà essere di quarta generazione, ovvero PCI Express 4.0x4 M2 NVMe. Dovrà avere una capacità che va dai 250 GB minimo a 4 TB massimo. Dovrà avere una velocità di lettura sequenziale di 5500 MB al secondo o superiore e soprattutto dovrà essere raffreddato da un dissipatore o a lato singolo o in formato fronte retro. E un'altra cosa, gli M2 SATA non sono supportati. Bene, adesso andremo a vedere i requisiti, ovvero le dimensioni che dovranno avere i nostri dissipatori. Qui vediamo il lato singolo che non dovrà superare i 25 mm di larghezza e compreso il pad termico non dovrà superare gli 8 mm di altezza. Invece per il fronte retro la parte inferiore non dovrà superare i 2,45 mm di altezza per un totale di 11,25 mm. Bene, adesso vi lascio al tutorial.
Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!